Ciao, oggi vi porto con me in un'altra avventura in mezzo alla natura. Infatti sono in Alta Val Brembana, più precisamente nella zona del Passo San Marco. Come potete vedere, il paesaggio è invernale perché nonostante siamo inizio maggio, ieri c'è stata una bella nevicata. Ho parcheggiato la macchina ed ora mi sto dirigendo a piedi verso l'antico rifugio. Successivamente, tramite il sentiero, cercherò di raggiungere il passo che è posto a quasi 2000 metri. L'edificio alle mie spalle è denominato la Cantoniera di San Marco e fu costruito ai tempi della Repubblica Veneziana come luogo di sosta per i viandanti. Infatti questa zona era molto frequentata dai mercanti che partivano da Bergamo e attraverso l'antico sentiero della Via Priula risalivano tutta la Val Brembana fino ad arrivare al passo. Da lì proseguivano e scendendo raggiungevano la Valtellina e successivamente potevano dirigersi in tutta Europa. Adesso cercherò di proseguire lungo questo sentiero a piedi ed arrivare fino alla zona del passo. Ho camminato circa un quarto d'ora nella neve, sono a metà strada, ma adesso mi sono fermato un attimo a scattare delle foto perché le montagne qui alle mie spalle sono davvero incredibili con la neve. Come potete vedere sono finalmente arrivato al passo. Ho impiegato circa mezz'oretta perché la neve era molle e tendevo a sprofondare non avendo le ciaspole. La giornata è molto limpida e c'è un bel sole, ma c'è anche un bel vento molto freddo. Però il panorama da quassù è davvero incredibile. Come potete vedere, una volta arrivati al passo, potremo ammirare la Val Brembana da una parte e girandoci tutta la Valtellina. Ho preparato il Tamron e adesso cercherò di farvi vedere da vicino tutte le vette in lontananza. Quello che vedete inquadrato è il Pizzo Badile, che è alto 3.308 metri, mentre alla sua destra potete vedere un monte un po' più alto, che è il Pizzo Cengalo, alto 3.370 metri. Mi sono spostato dal passo e adesso sto cercando di risalire questo versante della montagna attraverso dei percorsi che sono già stati tracciati. Ho camminato circa 10 minuti nella neve e sono arrivato in questo posto che è incredibile perché si ha una vista panoramica a 360 gradi
su tutte le montagne qui in parte. Adesso vorrei raggiungere quelle rocce lì per vedere com'è la vista. Ho iniziato a fare il percorso perché c'è circa mezzo metro di neve fresca, però pian piano dovrei riuscire a farcela. Sono riuscito ad arrivare in questo punto e la vista è qualcosa di incredibile. Adesso mi fermo un attimo a mangiare qualcosa e poi tra un po' inizio il ritorno verso la macchina. Ho iniziato il ritorno verso la macchina. Lungo il percorso ho incontrato una coppia di escursionisti che aveva un bellissimo cane bianco che sono riuscito a fotografare. E adesso sto camminando lungo la strada che d'estate è percorribile in auto per arrivare fino al parcheggio. Prima però volevo darvi due consigli veloci per migliorare le vostre foto quando scattate con la neve. Il primo riguarda l'esposizione, ovvero sia la luminosità della foto che ottenete. Le fotocamere e i cellulari hanno un meccanismo chiamato esposimetro, che si occupa di calcolare l'esposizione ottimale, ovvero sia la combinazione di ISO, diaframma e tempo di scatto, per rendere al meglio la scena. Questo esposimetro però è tirato su una scala di grigi, precisamente un grigio al 18%. Quindi quando state per fotografare una scena con tanta neve e quindi con tanta presenza di bianco, questo esposimetro può calcolare male l'esposizione e quindi avrete una foto leggermente più scura di quella che dovrebbe essere e quindi la neve tenderà a un colore verso il grigio. Per risolvere questo problema potete agire direttamente quando scattate, scattando in manuale, quindi scegliendo voi i parametri in modo da avere la neve del colore giusto, o altrimenti se usate una delle modalità manuali vi consiglio di usare la compensazione dell'esposizione. Ovvero sia andrete voi a dire alla fotocamera: tu calcola l'esposizione, però a quella aggiungici un po' di luminosità in modo da avere la neve di un bianco puro. Vi faccio ora vedere un attimo sulla fotocamera come è possibile fare questa operazione veloce. Come potete vedere, adesso sto usando una modalità semiautomatica, infatti io posso cambiare solo il valore del diaframma attraverso una ghiera. Gli altri valori, il tempo di scatto e l'ISO, sono scelti in automatico dalla fotocamera. Questo però a volte può causare degli errori. Quello che noi andremo a fare quindi è spostare questa lancetta che indica l'esposizione verso l'1, andando a dire alla fotocamera di aumentare l'esposizione nella scena. Con la mia Canon si fa premendo due tasti in contemporanea. Come potete vedere, questa linea si è spostata. In questo modo avremo sicuramente una foto più chiara rispetto a quella che avrebbe fatto la fotocamera da sola. Come vedete, infatti, la neve è perfettamente bianca. Il secondo consiglio che vi voglio dare è quello di fare attenzione al bilanciamento del bianco. Questo indica la temperatura colore della luce presente nella scena. Una fonte luminosa, infatti, può essere più calda e quindi tendente al giallo o più fredda, quindi tendente più al blu. Per capire meglio pensate alle lampadine di casa o ai fari della macchina che possono avere appunto queste gradazioni di colore. La temperatura del colore viene indicata attraverso dei gradi Kelvin. Sulle fotocamere e sui cellulari più moderni questo valore può essere cambiato tramite appunto un'opzione chiamata bilanciamento del bianco o in inglese con la sigla VB. Di solito sono già impostati dei profili base come ad esempio una giornata di sole, una giornata nuvolosa,
le lampadine tungsteno, le lampadine fluorescenti o la luce del flash. Quello che dovete fare è andare a scegliere il valore giusto in modo da avere il colore della neve che sia più vicino al bianco. Infatti spesso, soprattutto i cellulari, tendono a scattare delle foto della neve e farla diventare di un colore simile al blu. Quindi adesso sistemo tutto e poi parto perché ho ancora un'ora di strada per arrivare a casa. Prima però volevo consigliarvi assolutamente di venire in questo posto perché è incredibile, soprattutto adesso nella stagione invernale, perché ci sono poche auto e poche moto, perché potete godervi appieno i paesaggi naturali e il silenzio che è interrotto solo dal rumore del vento e dei fischi delle marmotte. Spero che anche questa piccola avventura vi sia piaciuta, è stata un po' improvvisata dopo la nevicata di ieri che non mi aspettavo. Ne arriveranno tante altre, quindi adesso ti saluto e ti lascio alcune delle foto che ho scattato oggi durante questo trekking. Ciao!